E siamo in compagnia di Peter Cardillo, capo economista di Spartan Capital Securities. Buon pomeriggio, Peter, grazie per essere con noi. Grazie. Innanzitutto parto con un commento da parte tua, per quanto concerne le minute della Fed, perché c'è stata alla fine, la discussione al FOMC per quanto concerne, l'inflazione, e alcuni membri del FOMC hanno suggerito che probabilmente sarebbe adatto incominciare col tapering se l'inflazione transitoria per il momento dovesse però perdurare. Ma sì, certo, diciamo che per me questa è stata una missione da parte della Fed, che effettivamente l'inflazione sarà un problema. Certamente se sarà transitorio oppure strutturale dobbiamo ancora aspettare, però il fatto che la Fed ha incominciato, o almeno ha aperto la porta di poter incominciare un dibattito sul tapering, è evidente che l'inflazione è sulle mente dei membri della Fed, quindi come ho detto è un riconoscimento che l'inflazione non è, cioè che l'inflazione continuerà a salire e che sarà un problema. Assolutamente sì, poi, se dovessimo fare un paragone a tutto ciò che accade a livello di inflazione negli Stati Uniti, a tutto ciò che accade a livello di inflazione in Europa, anche qua comunque abbiamo visto i dati in netto rialzo soprattutto su base annuale, però Draghi ha detto proprio qualche istante fa che almeno per quanto concerne l'Eurozona l'inflazione è transitoria. C'è da fare la differenza? Ma io non vedo nessuna differenza tra qui e gli Stati Uniti. Se non mi sbaglio, ho visto l'altro giorno, ho letto l'altro giorno che il prezzo della benzina è salito in Italia, no? Come anche qui. Qui c'è una differenza che i carburanti hanno la possibilità di scendere. Io non mi ricordo mai in Italia quando la benzina è salita e che poi dopo c'è stato un calo nel prezzo del greggio, che la benzina è scesa. Quindi questo per me non è transitorio. Anche diciamo come l'aumento delle prime materie, quindi negli Stati Uniti, che si usano appunto per la costruzione, e quindi anche lì quando c'è un aumento, difficilmente che vediamo i prezzi delle case scendere, cioè il settore immobiliare. Quindi un po' di differenza c'è, però ripeto, ci sono alcuni prodotti che quando aumentano non scendono. Sì, è vero, agricoltura, per esempio, sì, quello scende, il prezzo del greggio scende, però quando viene fissato difficilmente che scendano, e quindi per me questo non è più transitorio. Ecco, questo è un punto importante, nonostante il fatto che naturalmente, tutte le banche centrali, sia la Fed che la BCE, oggi si sono espressi anche tantissimi membri della BCE, in primis il capo economista Philip Lane, che l'inflazione rimane transitoria, però effettivamente i mercati, incominciano ad essere disturbati. Passiamo velocemente ai dati macro, in particolar modo richieste iniziali di sussidi di disoccupazione oggi attestate sia a 444.000 rispetto ai 478.000 della scorsa volta, e poi però richieste continue dei sussidi di disoccupazione 3.751.000. Che conclusione bisogna fare dopo questi dati abbastanza misti se paragoniamo il dato settimanale a quello di più lungo termine? Ma io penso che si può arrivare alla conclusione che in effetti il mercato del lavoro va nella direzione giusta, e quindi vuol dire che se i stati continuano, infatti ci sono stati vari stati che hanno diminuite
l'assistenza, cioè le 300 dollari supplementari sono stati levati. E se questo dovesse succedere ancora di più, vuol dire che i lavoratori saranno costretti a tornare a lavorare, perché appunto dobbiamo riconoscere che il supplemento in un certo modo crea la possibilità dell'individuale di rimanere a casa. Se uno guadagna, ipotesi nel settore del servizio, se uno guadagna 400 dollari alla settimana e prende 600-700, è ovvio che quell'individuo rimane a casa. Difatti abbiamo visto un calo meglio del previsto, appunto perché alcuni stati hanno già terminato il supplementario. Sì, assolutamente, ci sono stati dei cambiamenti appunto a questo proposito. Invece, per quanto riguarda la produzione, indice manifatturiero Fed Philadelphia 31,5, però ben sotto le stime di 43, che cosa significa ciò esattamente e qual è la tua interpretazione? Puoi ripetere la domanda? No, stavo dicendo che invece abbiamo visto l'indice manifatturiero Philadelphia Fed a 31,5 rispetto alle stime di consensus di 43. Quindi che cosa significa ciò a tuo avviso? Beh, certo, erano inferiori delle stime, però 33 ancora è un dato rispettabile, un dato che vuol dire c'è ancora crescita. Cioè, la differenza è che un dato 40, più 43 vuol dire che c'è stato più crescita, cioè il settore manifatturiere ha accelerato più del mese scorso, invece questa volta c'è crescita però a un ritmo più lento, quindi non è significante. Ottimo, questo anche era un punto importante. Ultimissima domanda, ti aspetti qualche cambiamento dopo il Jackson Hole o prima? No, io penso che la Fed rimarrà ferma, cioè che il dibattito del tapering probabilmente incomincerà alla fine dell'estate se i dati continuano ad essere robusti e se certamente i dati inflanistico continuano a salire e quindi probabilmente c'è una possibilità che il tapering sarà verso la fine dell'anno, dicembre. Ok, anche questo è sicuramente prima del previsto. Grazie mille, Peter Cardillo, capo economista Spartan Capital Securities. Grazie e alla prossima. Grazie.